Così un altro anno è passato. E un altro P-Day sta arrivando. Infatti, dopo il guzzo vigliare san valentinesco del Carnevale della Matematica numero 176, uscito il 14 febbraio del 2024 sul blog dei Rudi Matematici, è finalmente arrivato il momento di annunciare che il 14 marzo 2024, sempre, ovvero il P-Day di quest'anno, è ovviamente il Carnevale della Matematica numero 176, e come ormai da diversi anni è tradizione che questo venga ospitato dal mio blog Dropsy, per cui, come ho già fatto l'anno scorso, ecco arrivare puntuale l'annuncio per la raccolta dei post per il Carnevale della Matematica del P-Day. Lo so, sto ripetendo un po' troppo spesso questo P-Day, questo P greco, ma lasciatemi correre, in fondo è appunto l'annuncio per chiedervi: ehi, se siete dei blogger matematici, beh, andate a leggere le istruzioni che vi lascio nel link in descrizione per inviarvi i contributi, cioè tutto ciò che a livello matematico avete scritto nel mese che ha preceduto il 14 marzo. Ovviamente, però, come ho già fatto l'anno scorso, non voglio chiudere questa richiesta di raccolta di contributi soltanto ai blogger, ma voglio estendere anche agli youtuber e più in generale a tutti coloro che realizzano video, quale che sia la loro piattaforma. Nel caso in particolare foste su YouTube, beh, venite a commentare proprio in questo video, lasciandomi il link al vostro video, quello in cui avete parlato, magari proprio del Pi greco e del Pi dei di quest'anno, o comunque un qualunque altro video matematico, non necessariamente legato al Pi dei, che avete realizzato nel corso dell'ultimo mese. E li inserirò all'interno di una playlist che chiamerò Pi dei 2024 e che andrò a segnalare all'interno del Carnevale della Matematica stesso. Per chi il Carnevale della Matematica non sa che cosa sia, gli ricordo l'annuncio matematico dell'anno scorso in cui spiegavo, stavolta lo faccio più velocemente, che in realtà il Carnevale della Matematica è un link post nel quale ogni mese il blogger matematico di turno ospita i link provenienti dagli altri blog matematici, ovviamente su segnalazione dello stesso blogger-scrittore. Come già l'anno scorso, chiedo anche a qualche youtuber matematico di condividere ulteriormente questo video e l'iniziativa della playlist dedicata al P-Day 2024 in maniera tale da poterci appunto concentrare proprio per raccontare nel modo migliore possibile il Pi greco e la matematica in occasione di questo giorno importante, questa giornata internazionale della matematica, già perché il P-Day è diventata la giornata internazionale della matematica. Ovviamente il primo che chiamo in campo è Alberto Salacco, che quasi sicuramente parteciperà, visto che collabora anche con la rivista di divulgazione matematica del CNR MedMaths. Ma mi aspetto, quantomeno spero, che ci possa essere qualcun altro. Ovviamente questa call è anche aperta agli amici di YouTube e più in generale di altre piattaforme di video. In questo caso potete utilizzare il mio account social, quello relativo a Mastodon per quel che riguarda YouTube, oppure passare e lasciare il classico commento sul blog. Arrivati a questo punto, visto che forse mi sono dilungato anche un po' troppo, non mi resta che ricordarvi di segnalarmi i vostri contributi, se avete voglia di contribuire al Carnevale ovviamente, e soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. In effetti, considerando che le campanelle su YouTube non sempre funzionano, però fate voi. E ovviamente un caloroso saluti a tutti e buon P-Day! Anche se ci vuole ancora un po' per arrivare.